I mezzi nuovi saranno 15. Era una promessa fatta qualche tempo fa. Abbiamo mantenuto la promessa. Questi mezzi rispecchiano ciò che il sindaco soprattutto ha avviato 3 anni fa: rendere la Team completamente pubblica, renderla più forte, più capace di rispettare gli impegni assunti, e questo è quello che stiamo cercando di portare avanti. I mezzi di per sé miglioreranno la sicurezza, perché non posso certamente dire che l'attività che viene svolta non venga svolta bene. Il 72%, siamo stati premiati a livello europeo per la raccolta differenziata, e vi aggiungo che le risultanze ultime ci fanno migliorare ancora queste percentuali, quindi ci siamo. L'agognato 80% arriverà solo nel 2025 con la raccolta puntuale che stiamo sperimentando. Infatti questi mezzi saranno dotati anche di software appositi per l'avviamento, adesso in maniera sperimentale e poi in maniera definitiva, della raccolta puntuale. Certo, hanno anche una bella presenza. L'unico problema è che sono destinati alla raccolta dei rifiuti, per cui tenere la cura di questi mezzi sarà importante. Vi spiego cosa abbiamo fatto nel frattempo. Stiamo cercando di creare anche un parco lavaggi a Carapollo, in modo da poter effettuare anche questo tipo di riscontro. Per quanto riguarda il biodigestore, le tappe che si stanno consumando a che punto sono? Abbiamo il progetto ha da compiere il suo iter burocratico, iter che abbiamo avviato. Le scadenze del PNRR ci permettono, e il finanziamento PNRR ci permette di andare un po' più spediti, perché come ben sapete il Ministero ha deciso di accorciare le tappe per gli investimenti del PNRR, e noi stiamo percorrendo tutto in maniera puntuale.